Senti, parliamo invece di una delle tue creature, che è Keplero. Come è nato Keplero? E appunto, insieme a lui anche la collaborazione col Post e quella con Saturno. Keplero c'è da credo 5 anni, anzi, in realtà sì, 5 anni proprio esatti, perché credo che sia nato più o meno in questo periodo, nel 2006. E, boh, è nato un po' così, come tentativo di vedere se si riusciva a fare un po' di divulgazione in rete, che all'epoca in Italia non è una cosa che era fatta molto. Adesso devo dire che la qualità e anche proprio il numero dei blog scientifici che esistono è aumentata moltissimo negli ultimi anni, ma onestamente nel 2006 non era così. Quindi, siccome invece in realtà all'estero, appunto, torniamo sempre al discorso degli Stati Uniti e del mondo anglosassone, questa cosa del ricercatore che aveva un blog in cui parlava un po' delle cose che sapeva meglio e quindi faceva un po' di divulgazione in rete esisteva già, e io ne leggevo qualcuno, ho deciso, vabbè, proviamo a farlo anche in Italia e poi appunto nel corso degli anni piano piano si è fatto conoscere, ha fatto insomma, si è guadagnato un piccolo seguito di lettori. Quello del Post è nato dopo, in realtà ce l'ho da meno tempo, e appunto è nato praticamente è con la fondazione del Post, è stato uno dei primi blog del nucleo che è entrato subito appena il giornale, appunto appena il Post è stato fondato, e anche quello insomma, va molto bene, divertente farlo. Però adesso ho questa doppia anima un po' così divisa in due tra Keplero e quello del posto, quindi ogni volta devo decidere quale dei due curare, però cerco di farlo con tutti e due. Invece Saturno? E Saturno, boh, ho scritto un po' di cose. Saturno è l'inserto culturale del Fatto Quotidiano, ho scritto un po' di cose, c'è cioè una collaborazione così un po' più libera in realtà. Il blog per sua natura, come sa chi ha un blog o chi frequenta molto la rete, è una cosa che va curata proprio nel senso pratico del termine, cioè devi farlo in maniera abbastanza assidua e il risultato si costruisce nel corso di molto tempo, cioè non è il singolo post, il singolo articolo, no, che fa il blog, ma è la somma di tutto quello che scrivi, che piano piano acquista una voce, una fisionomia, eccetera. Quindi è fatto di tanti piccoli interventi. Chiaramente la collaborazione con un giornale è un po' una cosa diversa, nel senso che scrivi degli articoli ogni tanto quando c'è una cosa che sembra adatta a quel giornale o insomma che richieda un approfondimento. E quindi è un tipo di collaborazione un po' diversa. Ecco, un po'. Appena, tra l'altro non è iniziata neanche da tantissimo, quindi è ancora un po' così. In divenire anche lei. Sì, esatto, cerca di acquisire la sua fisionomia, insomma. Passando invece ai tuoi libri, ti volevo chiedere un po' la loro genesi, appunto, e come stanno andando anche dal punto di vista, diciamo, delle vendite. Bene, stanno andando bene, insomma, per quanto, vabbè, fatta tutta una serie di premesse che forse importano anche poco, però insomma che in Italia il settore della saggistica chiaramente è il settore più difficile di altri della narrativa, per esempio, e anche se questa poi è saggistica così un po' più, non è saggistica accademica di quella, insomma, però sempre saggistica è. E no, però stanno andando bene. Nel loro genere, nel loro ambito editoriale stanno andando bene, io sono contento, insomma. Come sono nati, volevi sapere? Vabbè, il primo, quello è nato, diciamo, ormai è passato talmente tanto tempo, è nato ed era così un libro forse più tradizionale degli altri, insomma, anche se poi lì cercavo, che era la musica del Big Bang, anche se lì cercavo appunto questa analogia con l'aspetto dei suoni musicale, che però era un po' nelle cose, insomma, non era. Cioè, era nelle cose, nel senso che sono proprio quei meccanismi lì che vanno descritti in quel modo, con quell'analogia. E
E invece, vabbè, seconda stella a destra era nato proprio, quello può essere interessante perché era nato proprio sul web, in realtà era nato da una serie di post che ho scritto per l'anno internazionale dell'astronomia. In realtà l'anno internazionale dell'astronomia era un po' anche una scusa, insomma, non è che fosse imposto dall'alto o niente, insomma. Però appunto avevo scritto questa serie di biografie di astronomi sul blog, e questa cosa appunto era finita nel radar di qualche editore, e poi insomma è venuto fuori un libro. Quindi è un libro che è nato proprio dal modo, dalla scrittura sul web. E quindi anche da questo punto di vista, anche forse una cosa abbastanza insolita, un esperimento abbastanza interessante, e non so quanto ripetibile adesso, perché poi le cose cambiano molto rapidamente, quindi non so se adesso, per esempio, anche se sono passati solo 2 anni, non so se adesso qualcuno potrebbe essere interessato a questo tipo di cose. E, cioè, voglio dire, come meccanismo editoriale, cioè quello di prendere Certo. dal web e metterlo. Ho l'impressione che i blog, il web, il modo di raccontare cose stia un po' cambiando in questo periodo. C'è molta più presenza di social network, non so se questa cosa è. Boh, non lo so, insomma. E poi, vabbè, l'ultimo, che è Il buio oltre le stelle, quello invece no, quello ha avuto una sua genesi parallela al web, non c'entra niente col web, è un libro vero e proprio nato come nascono e come nascevano e come continueranno a nascere i libri, non so, insomma. Poi sì, in parte nasce anche dalla mia presenza sul web, ma in realtà è un libro che avrei probabilmente potuto scrivere comunque anche senza avere un blog. Senti, quello che ti vorrei chiedere a questo punto, visto che citavi questo modo nuovo di approcciarsi, diciamo, all'editoria, no? Cioè, partendo dal web e arrivando a un libro che poi segue gli stessi percorsi, insomma, di ogni altro libro. Secondo te il fatto che ci siano finalmente, ormai da parecchio tempo comunque, i blog scientifici di divulgazione in Italia, effettivamente potrà contribuire a diffondere proprio il sapere in una maniera nuova? Secondo me sì, però sarà uno dei tanti modi, cioè non diventerà il modo dominante. Secondo me, per sua natura, il web, non lo so, insomma, dico un po' di cose su cui, insomma, non ho né riflettuto abbastanza né sono particolarmente esperto, quindi insomma sono opinioni così abbastanza, cioè nate da quello che ho visto in giro, e quindi per carità contestabilissime. Però credo che il web in realtà sia un po' per sua natura, vada a cercarsi dei lettori nelle nicchie, no? Cioè, quindi secondo me quello è il suo bello e anche il suo limite. Quindi se vuoi una diffusione mostruosa, a meno che appunto non hai un blog da 1 milione di visitatori al giorno, ma insomma questa cosa sicuramente vedrei difficile farla parlando di scienza, insomma, ma non è mai detto. Quello che invece fai è che, parlando di un argomento che magari sarebbe completamente di nicchia e quindi non troverebbe mai una possibilità in altri mezzi di comunicazione, nel web tu riesci comunque a intercettare quei lettori che sono interessati a quella cosa, e magari sono pochi rispetto a quello che faresti con altri mezzi di comunicazione, però sono molto motivati, cioè sono lettori a cui interessa esattamente quello che tu stai dicendo. E quindi secondo me c'è molto spazio, e appunto se non so, se l'esempio anglosassone serve in qualche modo, anche appunto pur essendo una realtà diversa dalla nostra per tanti aspetti, nel mondo di lingua anglosassone, diciamo, i blog scientifici, alcuni dei blog scientifici sono molto seguiti. Ovviamente parliamo ovviamente proprio di numeri maggiori, anche semplicemente perché c'è più gente che parla l'inglese, e quindi è più, chiaramente c'è un bacino Certo. maggiore. Però insomma, secondo me dipende anche molto da come è fatto, chiaramente da come è raccontata
da come sono raccontate le cose, ecco. Tra l'altro nei blog e nella comunicazione sul web credo che la voce personale conti abbastanza, insomma, quindi a volte magari ti fa piacere leggere una cosa anche se la sai già o se l'hai già letta molte altre volte in giro nei siti più tradizionali, di news più tradizionali, semplicemente perché vuoi quella persona che te ne parli, no? E quindi quel particolare blogger magari ti interessa il suo punto di vista e la sua opinione su una cosa, insomma. Sempre rimanendo in quest'ambito, non so se tu hai seguito la vicenda di Foldit, che praticamente era un'applicazione, un gioco che gli utenti, insomma, Quella delle proteine, dici. sì, quella delle Sì, proteine, esattamente. Che l'ho seguita cosa. un po' così distratta, insomma, non in maniera particolarmente partecipe, però insomma so di che si tratta. Mi ricordo che era stata lanciata circa un paio d'anni fa e ovviamente tutti potevano giocare e insomma, piegare le proteine e divertirsi facendo questo fondamentalmente. Però poi in realtà i risultati che ne sono derivati sono stati importanti. Si è riusciti a trovare alcune configurazioni che nemmeno con le simulazioni del computer si era riusciti a fare. Che Sì, cosa ne pensi di sì, questo sì. tipo di approccio? Ma guarda, no, questa è una cosa che sta succedendo veramente proprio praticamente in questo periodo, è molto interessante. Cioè questo aspetto partecipativo del web applicato alla scienza come ricerca, quindi non come comunicazione della scienza, ma come ricerca vera e propria. È interessante, insomma, ci sono delle potenzialità, ce ne sono diverse. Allora, una, per esempio, anche nel mio campo, in campo astrofisico, c'è stata, come saprai, per esempio, negli anni passati c'era questo tentativo che si chiamava SETI at Home. SETI è, per chi non lo sapesse, insomma, penso più o meno lo sappiano tutti, SETI era un progetto che cercava segnali, comunicazioni da parte di civiltà extraterrestri, diciamo, ma cercava di farlo ovviamente in maniera scientifica, non in maniera alla Giacobbo. Quindi no, è una cosa che ha una sua storia assolutamente seria e scientifica. E però qual è il problema? Che in quel caso tu devi analizzare una grandissima quantità di dati per vedere se tra le migliaia di stelle osservate, nei dati osservati, c'è per caso ogni tanto qualche segnale che fa pensare a un'origine artificiale piuttosto che a un'origine naturale, no? Quindi il problema è che appunto questa cosa richiede molto tempo di calcolo e così via. E quindi qualche anno fa c'era stata questa idea di sfruttare il calcolo dei computer degli utenti, cioè di chi volontariamente diciamo, decideva di dedicarsi a questo progetto, e quindi parassitava fondamentalmente il tempo di calcolo durante i momenti di inattività del computer. Quindi era un salvaschermo fondamentalmente che usava il tempo di calcolo dei vari computer che esistono in rete per fare qualcosa. Quindi là in realtà non c'era molto l'intervento umano, però per esempio negli ultimi anni c'era stata un altro tentativo che si chiama Galaxy Zoo, se non mi ricordo male, che era invece un tentativo di sfruttare l'abilità che hanno le persone nel riconoscere i pattern, le forme, cosa che invece per un computer è molto più difficile. E quindi, per esempio, mostrare una grande quantità di foto a una persona che a casa, come se fosse una specie di gioco, quindi passa del tempo, magari mezz'ora della sua giornata, a guardare delle foto e a vedere se riconosce una configurazione particolare nelle immagini. Questa cosa serve per capire come sono orientate le galassie, insomma, si possono ottenere risultati interessanti dal punto di vista scientifico. E qui invece, appunto, l'aspetto umano è più presente, cioè c'è bisogno di una persona e di un occhio umano che riconosce le cose, cosa che il computer non sa fare ancora bene. Quindi questo era per esempio un altro esempio. Un'altra cosa che avevo letto negli ultimi tempi è che ci sono dei blog, per esempio, di matematica, dove sono stati ottenuti dei risultati di matematica, quindi di matematica pura, dei teoremi, delle dimostrazioni in maniera collaborativa, in molto meno tempo di quello che uno avrebbe immaginato se fosse stato il singolo matematico isolato da solo col suo famoso
foglio di carta, la sua famosa matita, perché questo scambio continuo tra migliaia di matematici sparsi in tutto il mondo ha permesso di trovare una soluzione in maniera più rapida. Quindi, secondo me, c'è una potenzialità, ancora non è completamente. E poi, vabbè, il caso delle proteine che dicevi tu, ma ce ne sono molti altri. Ancora non è completamente esplorata, però potrebbe essere una cosa interessante. Tieni presente appunto che la scienza si è sempre fatta in maniera collaborativa, cioè questo mito dello scienziato che sta da solo chiuso nella sua stanzetta e improvvisamente c'è il lampo di genio è un mito, non esiste, non è successo così neanche per Albert Einstein, anche se Albert Einstein è stato uno degli ultimi che effettivamente ha prodotto dei risultati in maniera autonoma e quasi solitaria, ma non è stato, se uno va a studiarsi la storia di come sono nate le scoperte di Einstein, non è stato completamente così neanche nel suo caso, ma oggi soprattutto è completamente impossibile, quindi la scienza ha un aspetto collaborativo e il web chiaramente permette di creare collaborazioni potenzialmente in maniera molto più facile di quanto possano fare, che ne so, i congressi tradizionali o lo scambio di articoli. Come sono stati fatti fino adesso, quindi delle potenzialità ci sono. Poi, se verranno usate in maniera da ottenere dei risultati interessanti, questo non è ancora è un po' presto per dirlo, però è interessante. Il crowdsourcing nella ricerca scientifica. Eh sì.